Combattere il razzismo e le differenze attraverso lo sport è lo scopo dei mondiali antirazzisti che si concludono oggi a Castelfranco Emilia. Sentiamo Doriana Laraia. Un clima di sano e robusto antirazzismo. L'agonismo e l'attività fisica come strumento di crescita personale e culturale. La 20ª edizione dei mondiali, curata come sempre dall'Unione Sport Popolare, si conclude oggi nel nome e nel ricordo di Emmanuel Chidi Nnamdi, il giovane nigeriano ucciso a Fermo da un italiano per aver reagito a razzisti. La Coppa Invisibili, il trofeo cioè dedicato a chi avrebbe voluto partecipare ai mondiali 2016 ma non ha potuto, spesso per motivi gravi, è stata dedicata proprio a Emmanuel. I 5.000 ragazzi presenti all'evento e che sono arrivati da tutta Europa cercano di combattere a loro modo le manifestazioni di violenza che occupano la cronaca nera sempre più spesso e non solo in Italia. Il fair play nello sport, non solo nel calcio, deve tornare a essere un valore di primo piano. Quest'anno, tra le formazioni amatoriali in gara, molte composte da rifugiati ospitati nei nostri centri di accoglienza. Le delegazioni estere da Colonia, Varsavia, Francoforte, Copenaghen, Londra. 184 squadre partecipanti, 400 partite su 24 campi su cui si è giocato simultaneamente dibattiti e presentazione di progetti di educazione e di sport come veicolo di integrazione.